Vediamo un attimo a che punto siamo rimasti con questo corso e vediamo un po' dove ripartire. Allora, con le lezioni precedenti abbiamo visto cos'è un circuito stampato, abbiamo visto le basi di KiCad, ok? Adesso invece, però, il problema è che per un principiante può essere difficile comprendere come utilizzare un CAD per costruire circuiti stampati in modo efficace, ok? Questo è l'obiettivo del corso, passare dal ok, so fare l'equivalente dell'Hello World in disegno del PCB, a fare un qualcosina di più, ok? Con la lezione di oggi quello che impareremo è come disegnare uno schema elettrico comprensibile, questo non ci vuole in realtà molto, è una parte un pochino più facile, e come fare invece il layout di un circuito stampato. All'inizio, quando pensavo di fare questo corso, pensavo anche di mettere alcuni metodi per ridurre il numero di layer, poi però nel mentre che facevo queste slide mi sono accorto che effettivamente c'è tutta una serie di cose base che è più importante che voi sappiate se state appena iniziando a fare circuiti stampati rispetto a quest'ultimo argomento. Quindi con l'obiettivo di rimanere all'interno di una lezione, di un tempo ragionevole, alla fine ho preferito togliere per il momento questa parte. Magari in una prossima edizione del corso magari dedicheremo un po' più di tempo in più per fare questa cosa. Ok, allora, come vedrete alla fine riprenderò questo punto e vi farò vedere che effettivamente quello che ho spiegato oggi è più importante rispetto di ridurre il numero di layer. Allora, cosa non vedremo oggi? Allora, quello che impareremo oggi è più o meno sufficiente per progettare dei circuiti stampati per dei design basati su microcontrollori oppure analogici in bassa frequenza. Questo è un po' il focus di oggi. Quello che non vedremo è come passare da un'idea a uno schematico, questo in realtà aspetta a voi ideare il vostro schema elettrico, okay? Esistono corsi al Politecnico di Milano che si occupano appunto più di elettronica di base per saper fare questa cosa. Ok, e le tecniche specifiche per i circuiti stampati che non vedremo riguardano circuiti a radiofrequenza perché sono un mondo a parte. Ok, quello che succede è che costruire circuiti che ricevono o trasmettono a radiofrequenza richiedono delle caratteristiche particolari nel progettare il circuito stampato dovute al fatto che, e in realtà vedremo un po' il motivo perché in questo corso, quanto più aumenta la frequenza, quanto più le non idealità di quello che andiamo a disegnare nel circuito stampato si fanno sentire, ok? E quindi non c'è spazio in un corso per principianti per vedere questa cosa. Per lo stesso motivo non vedremo circuiti digitali ad alta velocità, ok? Se uno deve disegnare, per esempio, un database per una RAM DDR, quello che succede è che lì, tutto a un tratto, le cose cambiano, uno deve fare tutte le piste che connettono il processore di turno alla RAM devono essere matched length, l'impedenza deve essere controllata, tutta una serie di cose che non si addicono ad un corso per principianti, quindi le taglieremo fuori. L'altra cosa che non vediamo è tutta la parte di circuiti ad alta tensione, quindi se io voglio fare un circuito che per esempio da un lato è collegato alla 220 e dall'altro a un lato a bassa tensione, la safety delle persone dipende da come ho progettato il circuito stampato. Ok, esiste una serie non solo di regole ma anche di normative alle quali uno deve attenersi per costruire un circuito che anche in condizioni non ideali, c'è cioè un po' di polvere, 10 anni di utilizzo, qualcosa, non si manifesti una scarica elettrica sul circuito stampato che può causare problemi di safety alle persone. Se ci pensate, l'alimentatore del nostro computer, questo scatolotto qui dentro, è progettato con questi requisiti di safety e il circuito stampato è parte del motivo per cui io posso toccare il metallo di questo computer senza sentire la corrente. Okay? Questa parte non la vedremo in questo corso, sono argomenti avanzati. Ci tenevo a rimarcarli proprio perché questo è un inizio. Dopo, a seconda di quello che vorrete fare nella vita, quello che succede è che potrete andare a scoprire queste parti più nel dettaglio, in parte con studio autonomo, oppure in parte andando a seguire dei corsi dedicati per queste normative o per queste tipologie di circuiti stampati. Ok? Quindi ci concentreremo su quello che secondo me è lo use case più probabile di quello che una persona che ha finito di seguire questo corso poi vorrà andare a fare. Al giorno d'oggi molti dei design elettronici tendono ad avere un microcontrollore, o molti design elettronici tendono magari ad avere un qualcosa più di analogico ma in bassa frequenza. Magari siete appassionati di audio e volete costruirvi un amplificatore, ok? Questo è un qualcosa che con questo corso potete saper fare. Magari appunto avete costruito uno shield per Arduino su breadboard e volete trasformarlo in un PCB per potercelo plaggare sopra, questo è un altro use case abbastanza comune. Quindi questo è quello che andremo a vedere in questo corso, quindi le tematiche saranno targettate per questo use case. Allora partiamo con una cosa semplice, allora disegnare uno schema elettrico.
Allora, uno schema elettrico è una rappresentazione astratta di come i componenti sono collegati. Ovviamente, come avete visto nei corsi precedenti, nella parte precedente del corso, non dice nulla su come poi sarà realizzato. Io posso disegnare uno schema elettrico con KiCad, anche se per esempio non voglio fare un circuito stampato, ma solo a scopo di documentazione. Magari perché mi serve una figura bella da mettere nella tesi, ok? Quello che succede è che magari posso realizzarlo su breadboard, posso realizzarlo in altri modi, posso realizzarlo in aria, saldando i componenti insieme. Oppure appunto posso andare oltre e quindi passare dallo schema elettrico al circuito stampato, sempre in un CAD per circuiti stampati come KiCad. Trattandosi di una rappresentazione astratta, come migliorare il disegno di un circuito stampato è solo una questione di ottimizzare la leggibilità. Quindi scrivere, progettare, cioè disegnare uno schema elettrico in modo che sia comprensibile. Questo è un po' l'obiettivo che uno dovrebbe avere. In particolare, la leggibilità dipende dal modo in cui sono disposti i componenti e dal modo in cui vengono rappresentate le connessioni. Dato che, a patto che le connessioni siano corrette, il layout di uno schema elettrico non impatta sul funzionamento, è veramente solamente una questione di leggibilità. Questo non è vero per il layout del circuito stampato. Quando andremo alla parte di layout ci accorgeremo che il modo in cui disponiamo i componenti può, nel peggiore dei casi, pregiudicare il funzionamento del circuito. Tornando invece alla parte di disegnare uno schema elettrico, è quindi inutile dare troppe linee guida sullo stile, dato che dipende dai gusti personali, però bisogna conoscere gli strumenti a disposizione. Non sto più disegnando uno schema su carta, sto disegnando utilizzando un CAD. Devo capire un attimo come utilizzare in modo efficace gli strumenti che ho a disposizione. Partiamo da un esempio semplice. Io ho due resistenze e devo collegarle tra di loro. Come possiamo farlo? Abbiamo più di uno strumento in realtà che ci mette a disposizione un CAD come KiCad per farlo. Possiamo utilizzare un filo, questa è la soluzione più banale, ma possiamo utilizzare anche delle label. In un CAD come per circuiti stampati, se io arrivo a disegnare un frammento di filo e poi faccio un doppio clic, posso dare un nome a questo filo e poi posso applicarci una label in modo che si ricorda che questa parte si chiama A. A questo punto, se io disegno nel circuito un'altra parte che si chiama A, a questo punto sono elettricamente collegate tra di loro, anche se non le ho collegate insieme con un filo. Tenete presente che se voi aprite uno schematico con KiCad, esiste una funzione che si chiama Highlight, che rende possibile, cliccando su di un punto A, lui vi evidenzia in colore tutti gli altri punti, così almeno a colpo d'occhio riuscite a capire chi è connesso con cosa, anche se sono sparsi per il circuito stampato. Le label sono quindi in realtà molto utili. Un'altra cosa che possiamo utilizzare è un bus, ok? I CAD per circuiti stampati danno la possibilità di disegnare dei bus, che sono dei raggruppamenti di fili elettrici, e di collegare, quindi di portare fuori da un bus un singolo segnale e collegarlo alle resistenze. Qua ho creato un bus A da 0 a 3 e A0 è connesso ad entrambe le resistenze. Ho in questo modo connesso insieme queste due resistenze. L'altra cosa che posso utilizzare sono i power symbol. Okay, se devo collegare questi segnali non solo tra di loro, ma anche ad una linea di alimentazione, a questo punto posso collegare entrambi i lati ad un power symbol. Per esempio, queste due resistenze sono collegate ad una linea di 3x3. Okay? Questi sono gli strumenti e adesso vediamo un attimo come e quando utilizzarli con l'obiettivo, vi ricordo, di aumentare la leggibilità del vostro schema, perché, di nuovo, non importa quale di questi utilizzate, in tutti questi casi avete collegato insieme queste due resistenze. Ok, il risultato è lo stesso, la leggibilità può essere diversa. Partiamo dal caso più semplice, i power symbol. Si utilizzano per etichettare le linee di alimentazione. Ok, se io ho un LED connesso ad una resistenza, da un lato andrà a massa, dall'altro andrà ad una linea di alimentazione, posso utilizzare due power symbol per rappresentare il fatto che questo segnale sarà collegato a 3x3 e questo a massa. Ok? Perché utilizzare i power symbol e perché non semplicemente tirare un filo che connette insieme tutti i punti collegati a massa o tutti i punti collegati a 3x3? Il problema è che le linee di alimentazione tendono ad essere connesse a molti punti del circuito. Con la crescere della dimensione del mio circuito inizio ad avere un groviglio di fili che è difficile da seguire. Immaginate che qualcun altro che legge il vostro schematico o voi stessi dopo 6 mesi riguardate lo schematico e dite: a questo punto dove si connette? Allora, sotto, giù, sopra, sotto, è massa. Ok? Non era meglio mettere un simbolo GND direttamente a quel punto, al punto iniziale? Ok, quindi lo scopo del power symbol è quello, uno, di evitare di dover seguire un lungo filo per scoprire che poi è semplicemente una linea di alimentazione. L'altro, invece, è quello di documentare, perché qua non ho solamente un filo. Essendoci scritto più 3,3, io ho detto che in questo punto qua ci sono 3x3. Ok, quindi ho dato un'informazione in più rispetto a tirare un semplice filo.
Quindi il primo strumento che abbiamo per poter aumentare la leggibilità del nostro schematico è utilizzare i power symbol per le linee di alimentazione. Ora, è importante sapere che i power symbol sono solo un modo per dare un nome a un segnale, ok? Quello che succede è che solo perché ho chiamato una linea più 3,3, non è che magicamente compaiono 3 volte 3, ok? Se io realizzo uno schema elettrico, con un PCB con questo, ma da nessuna parte metto qualcosa che genera questi 3 volte 3, a questo punto solamente collegati insieme ad una serie di punti, ma non avendoli collegato nulla di esterno, non compariranno magicamente 3 volte 3, ok? Come posso generare una tensione di alimentazione? O uso un connettore, ok? Da qualche parte nel mio schematico io ho un connettore, per esempio, che da un lato va a massa e dall'altro va a 3 volte 3, un connettore a due pin, ok? Quando poi costruisco il mio circuito, a questo punto lì salderò un connettore, ci collegherò dei fili e li collegherò ad un alimentatore, un oggetto che produce 3 volte 3 e quindi è in grado di portare la corrente all'interno del mio circuito. Un'altra cosa che posso fare è posso collegarci delle batterie. Ok, per esempio metto una clip per inserirci poi una batteria. Esistono dei componenti nella libreria di KiCad che sono delle clip dove si possono connettere batterie. Ora, non esistono batterie che conosca che fanno esattamente 3 volte 3. Ok? Probabilmente la chimica per farla c'è. Abbiamo un Barenghi che ci sta pensando. Sì, secondo me ce la fai. Esatto. Però il problema è che commercialmente esattamente non ci sono. Quindi in questo caso magari per altre linee come 6 volt, per esempio, o 1 volt e mezzo, 6 volt sarebbero 4 pile da 1 volt e mezzo in serie, posso mettere delle pile, evidentemente. Un'altra cosa che posso mettere sono dei voltage regulator. I voltage regulator sono dei componenti che partono da una tensione e ne producono un'altra di valore diverso. I più semplici sono di tipo lineare, quindi partono da una tensione più alta e la tensione d'uscita è strettamente minore di quella d'ingresso. Componenti un po' più complicati, in realtà non è solo un singolo componente, devo mettere al minimo un induttore di solito per poter far funzionare un voltage regulator switching, mi permettono anche di alzare la tensione, ok? Quindi potrei avere un circuito che funziona con una pila da 1,5 volt, ha un voltage regulator switching che alza questa tensione da 1,5 volt a 3 volte 3 e poi alla fine ho una linea da 3 volte 3. Ok? Quindi c'è comunque un ingresso, un connettore o un portapile nel mio circuito stampato, dove metto la pila, dove metto l'alimentatore primario e poi da lì genero tutte le altre tensioni. Ok? I power symbol, di nuovo, sono solo un modo per fare label di una linea. È ovvio che se l'obiettivo è di aumentare la leggibilità, noi li useremo solo per le linee di alimentazione, anche se in pratica non c'è nulla che ci impedisce di prendere un qualunque segnale e chiamarlo con un power symbol, ok? Non fatelo perché state offuscando lo schematico invece di aumentare la leggibilità, ok? Però, di nuovo, è solo un modo per collegare insieme più punti. Per capire come usare tutti gli altri tool che vi ho mostrato, quindi i fili, le label e i bus, bisogna introdurre un concetto tipico dell'elettronica che è il concetto di stadio. Quando si progetta uno schematico di una certa complessità, ci si possono riconoscere i sottocircuiti, ognuno adibito ad una propria funzione. Okay? Questi circuiti sono chiamati normalmente stadi. Potrebbe esserci uno stadio di alimentazione, uno di amplificazione. Potete mettercene quante ne volete. Quando trovate un sottocircuito che esegue una funzione, di solito viene facile dargli un nome per cosa fa, essenzialmente. Anche questo circuito con un po' di forzatura potrete vederlo come uno stadio indicatore presenza di tensione, anche se normalmente la gente lo accorperebbe a uno stadio di alimentazione. A stadio di alimentazione c'è anche il leddino che dice, ok, qua ci sono i 3 volte 3, ok? Così almeno quando costruisco il circuito, se il led non si accende, quella linea lì magari non sta funzionando, ok? Ok, perché è importante capire lo stadio e come questo impatta su come disegno il mio circuito. Prendiamo uno stadio un po' più complicato. Allora, questo qua è un oscillatore a transistor. È un qualcosa che avevo progettato un po' di tempo fa, era parte di un circuito più complesso, e lo scopo è far lampeggiare un LED nell'infrarosso con degli impulsi ad alta corrente ma basso duty cycle. Questo è un po' il design. Se non avete capito niente, non importa, è uno stadio, che è un esempio. Allora, quando si disegna uno stadio, occorre sforzarsi di disporre i componenti in modo logico, ok? In modo che è facile seguire che cosa succede, e utilizzare i fili il più possibile per le interconnessioni, tranne che per le linee di alimentazione. I fili, in questo caso, rendono più semplice capire chi è collegato con cosa, evidentemente. Quindi all'interno di uno stadio conviene utilizzare i fili, ok? Queste due semplici regole portano a una buona leggibilità dello schema. Questo è più o meno come lo trovereste su di un libro di elettronica, si capisce come funziona, ok? Ecco cosa succede se non si seguono queste regole. Che ci crediate o no, questo è lo stesso circuito della slide precedente, ok? Solamente che se
utilizzo label dappertutto e do una disposizione disordinata dei componenti, diventa estremamente difficile capire che cosa sta succedendo, evidentemente. Ok? Quindi all'interno di un singolo stadio, meglio usare i fili per le interconnessioni, non le label. Ok? Il risultato penso che parli da solo, evidentemente. Quando invece devo interconnettere i vari stadi di un circuito, la regola di disporli in modo logico rimane, ok? Però è preferibile invece utilizzare le label. Normalmente, quando un segnale va da uno stadio all'altro, di solito ha una funzione che gli posso dare un nome, e questo nome può diventare comodamente una label. Qui, per esempio, tornando indietro, non sapevo nemmeno che nomi dare a questi fili, ho dovuto chiamarli A, B, C, D, E, F, evidentemente. Quando il segnale invece va da uno stadio all'altro, di solito tende ad avere una sua importanza, un suo nome, ok? Per esempio questa è la parte che si connette ad un sensore nell'infrarosso, in realtà questa è un parte di uno schema di una termocamera che ho progettato, se volete dopo ve la posso anche mostrare, questa sarà utilizzata in generale come frammenti di schema elettrico all'interno di questo corso. E quello che succede è che questo sensore ha un bus di tipo I2C e quindi ha un SCL e un SDA, quindi è facile dargli un nome, e questi vanno da qualche parte a dei piedini di un microcontrollore. Questo è sebbene sia tagliato, è un circuito integrato, è un microcontrollore, okay? Qui abbiamo una memoria flash che è che utilizza un altro bus standard che si chiama SPI, ha dei segnali che sono MOSI, SCK e CS. Esiste anche MISO, ma è disegnato dall'altra parte del circuito stampato del circuito integrato e non ci stava. E questi sono connessi qui sotto. Mentre questo è un connettore per una porta seriale per poter programmare il microcontrollore, quindi è un segnale di boot che decide se parte l'applicazione o un bootloader. Il bootloader serve per caricare il firmware. E questo qua invece è connesso ad un connettore di cui RX e TX finiscono invece qui sopra, mentre il boot 0 finisce da un'altra parte, da un altro pin del microcontrollore. Okay? Come vedete, il fatto che posso dare un nome ai vari segnali, anche se non li ho collegati con un filo, la leggibilità è aumentata invece di diminuire, evidentemente. Okay? Se invece faccio la stessa cosa, ma non uso le label, ecco che diventa veramente difficile connettere i vari stadi senza fare un groviglio di fili, che tende a non aggiungere nulla alla leggibilità e in più toglie i nomi ai segnali che invece danno un aiuto per capire che cosa sta succedendo. Okay? Quindi in genere voi avete questi strumenti, i power symbol che dedicherete solamente alle linee di alimentazione, non perché non si possono usare per altro, ma perché offuscherebbero il codice se li usaste per, offuscherebbero lo schema se lo utilizzaste per altro, i fili che utilizzerete per le connessioni all'interno di uno stadio e le label invece che tendenzialmente si utilizzano per le connessioni tra uno stadio e l'altro. Ok? Questo di nuovo è lo stesso circuito della slide precedente. Se uno proprio va a vedere, avrebbe potuto disporre questi stadi in un ordine diverso. Se magari avesse messo questo qua più al centro, questo qua più sotto e questo qua più sopra, si sarebbe potuto ridurre un po' il livello di groviglio. Però ciò nonostante non si sarebbe raggiunta la stessa leggibilità con l'uso delle label. Quindi un CAD moderno per circuiti stampati come è KiCad vi mette a disposizione questi vari strumenti, sta a voi utilizzarli nel modo più sensato. I bus. Allora, i bus quando si usano? In realtà anche i bus si usano per interconnettere gli stadi e la scelta delle label e le bus dipende principalmente dai gusti personali. In genere se lo schema lo voglio stampare e vedere su carta, okay, o comunque in formato PDF, probabilmente i bus aiutano. Perché non avendo dentro KiCad lo strumento dove posso fare highlight di una label e capire a colpo d'occhio in tutti i punti in cui è connesso, il bus è più facile, ok? Perché io vedo che questo segnale con questo nome finisce in questo bus e poi posso seguire il bus alla ricerca di tutti gli altri punti dove viene utilizzato questo segnale, ok? Notate che posso avere in uno schema più di un bus, ok? E quindi automaticamente riduco il livello di conflitti che ho nell'andare a vedere dove viene utilizzato un segnale. Quindi se vi aspettate che chi legge il vostro schematico lo farà in formato PDF o in formato cartaceo, magari l'uso dei bus potrebbe essere conveniente. Mentre altrimenti viene molto più comodo, sinceramente, disegnare solamente le label, perché è un attimo mettere una label in KiCad. L'unico uso specifico dei bus sono i bus verso la memoria esterna nei progetti basati su microprocessore. Quindi se quello che avete è un design in cui magari volete farvi un vostro retrocomputer con una Z80 e volete mettere bastate i bus indirizzi, questo è il caso d'uso di scuola in cui uno va a disegnare due bus. Okay?
Se avete un microcontrollore più moderno, ma magari avete una RAM esterna, ok, come io e il mio collega qua tra breve disegneremo perché abbiamo un progetto da fare, ok, quello che succede è che utilizzeremo i bus per l'interconnessione tra il microcontrollore e le RAM esterne, ok, perché è proprio lo strumento adatto. Tenete presente che i bus introducono negli schemi il concetto di array di segnali, questa è un'altra caratteristica, posso dichiarare un segnale A con un range, e a questo punto automaticamente viene più comodo dichiarare il range e poi connettersi a di 0 piuttosto che a di 1 e a di 2, tipico appunto per i bus paralleli delle memorie, evidentemente. Quindi potete considerare un singolo segnale come uno scalare, un bus come un array o tecnicamente anche un struct in realtà, perché potete collegare anche più segnali con dei nomi diversi, ok? In alternativa insieme, ok? Questo è un po' un parallelo tra il linguaggio di programmazione e gli schemi elettrici con dei CAD moderni, ok? Con questo in realtà è più o meno tutto quello che volevo dire sullo schematico. Come vi dicevo, l'obiettivo è ottimizzare la leggibilità, ma ci tenevo che voi sapeste queste cose per evitare dei tipici errori in cui uno si mette a utilizzare le label dappertutto e i fili dappertutto, ed entrambe le cose generano problemi alla leggibilità. Ora passiamo invece però alla parte in realtà più interessante del corso, ossia quella parte del layout dei circuiti stampati. Anche se uno schematico descrive in modo non ambiguo le interconnessioni tra i componenti, in realtà uno schematico non contiene tutte le informazioni necessarie a costruire un circuito funzionante. Questa è quella cosa che uno la prima volta che la sente dice: aspetta un secondo, ma se ti ho spiegato come viene collegato tutto, cosa manca? Adesso vediamo un attimo che cosa manca. Il processo di layout di circuito stampato infatti non è puramente meccanico, ok? C'è della conoscenza che voi dovete aggiungere quando passate da uno schema elettrico ad un design di un PCB. Tenete presente che storicamente i vari CAD per circuiti stampati, c'è stato un periodo in cui diciamo il trend sembrava di andare verso l'auto-routing, ok? La possibilità di fare routing automatico del circuito stampato, quindi voi mettete i componenti, schiacciate un bottone e le piste vengono disegnate in automatico. Questa cosa si fa ancora, in alcuni casi potrebbe ancora avere senso, ma in realtà molti design, specialmente se sono critici, vengono ancora tutt'oggi ruotati a mano, ok? O parzialmente o totalmente, difficilmente si dà un intero design complicato all'autovote e dice adesso fai te, ok? Perché? Allora, quello che succede è che esiste tutta una serie di constraint aggiuntivi di cui dovete tenere conto quando fate effettivamente il design. E si scopre che elicitare tutti questi constraint e metterli dentro in delle strutture dati è più lungo che semplicemente lasciare che una persona disegni le piste sul circuito stampato. La tendenza attuale, non solamente in KiCad ma anche in altri CAD moderni e proprietari, è quello di avere un routing guidato. Tenete presente, allora, io ho progetto circuiti stampati da un bel po' di tempo, tanto tempo fa utilizzavo il KiCad, non il KiCad, l'Eagle, quello vecchio. E quello che succede è che era molto più complicato disegnare un circuito stampato, sembrava quasi di utilizzare Paint, perché uno doveva disegnare le piste a mano che ti connetteva le spezzate, ma se poi a un certo punto uno si accorgeva che dovevo disegnare una pista in più e non ci sta, doveva prima cancellare tutte le precedenti, disegnare quella nuova e poi spostare più in alto tutte le altre. Al giorno d'oggi, tendenzialmente un tool come KiCad ha quello che si chiama il Follow Me Autorouter, che automaticamente uno disegna una pista e tramite un processo che si chiama Push and Shove le varie piste che ho già disegnato si spostano per fare spazio a quella nuova, ok? Questa cosa rende molto semplice di disegnare un circuito stampato, ma alla fine lo dovete disegnare voi, perché si scopre che si fa prima a fare così piuttosto che a mettere tutti i requisiti aggiuntivi e lasciare fare ad un autorouter. Questo è più o meno quello che la direzione in cui sta andando il mondo dei circuiti stampati, che sappia io, ok? E a quanto pare, cioè, non è solamente una questione di KiCad, ma appunto anche dei tool proprietari, dove si dà molta enfasi nel semplificare all'utente la possibilità di disegnare effettivamente le piste a mano, ok? Quindi se pensate alla vostra scheda madre del computer, sì, anche quella è ruotata a mano, ok? Ci vuole tempo, però va ruotata a mano. Allora, come mai? Allora, vediamo cosa sono questi vincoli e perché disegnare un PCB non è un processo facilmente automatizzabile. Ne vediamo solamente qualcuno. Esistono anche, in questo corso non ne parlo, ma magari li accenno un attimo io adesso, dei vincoli meccanici, ok? Cioè,
l'ideale sarebbe fare auto-routing e auto-placement, cioè automaticamente una magia di ottimizzazione ti mette i componenti in modo da minimizzare la dimensione delle piste e tutto. Ma se io devo fare un circuito, ho dei constraint di spazio, magari ho dei condensatori che sono più alti, li voglio mettere tutti da un certo lato, perché dall'altro lato non ci stanno, devo metterci qualcosa di più grande. A questo punto, per poter fare auto-placement, dovrei avere anche i modelli 3D di tutti i componenti, i modelli 3D del case e di tutti gli altri oggetti, e automaticamente dovrei mettere tutti questi constraint in auto-route e un auto-placer. Inizia a diventare difficile, mentre si scopre che è più semplice lasciare al progettista il ricordati di mettere i condensatori tutti da questo lato, se no non ci stanno, ok? Per quanto può sembrare semplice, alla fine viene più comodo così. Però, a parte questi constraint meccanici, oggi parliamo di constraint elettrici, quindi anche se io potessi mettere i componenti dovunque nell'area del circuito stampato, anche se non ho vincoli di dimensione, ok? Alle volte devo fare un oggetto che stia dentro in questa scatola, ok? Quindi devo stare attento a magari il primo design che mi viene da fare di PCB non va bene perché mette i componenti in un modo che occupano più spazio di quello che ho a disposizione, anche senza nessuno di questi constraint meccanici, avendo un'area infinita in cui disporre i componenti e non avendo nessun problema di altezza dei componenti meccanici. Comunque, solamente da un punto di vista elettrico, implementare le astrazioni semplificative dello schematico introduce dei vincoli che possono impattare sulle performance, ma addirittura non far funzionare il nostro circuito. Ok? Quindi anche se ho fatto tutte le connessioni giuste, non funziona lo stesso. Vediamo perché. In particolare, mentre per disegnare uno schematico basta essere ordinati, per disegnare un circuito stampato bisogna partire dalla fisica, perché questi vincoli vengono da lì. Allora, il primo vincolo e il principale che si dirama in tutti questi casi, in tutti i casi che vedremo oggi, è che nel mondo reale i fili non esistono, ok? Quello che ho disegnato in uno schema elettrico, un filo che connette i vari componenti, posso solo approssimarlo nel mondo reale, ok? Come abbiamo visto, nel passare dallo schematico al layout, la rappresentazione di ogni componente viene sostituita dal suo footprint, ok? Recap, il footprint sono i disegni dei fori metallizzati oppure delle piazzole dove ci sono i pin del componente, ok? Quindi quello che devo sapere è il modo dove verranno saldati i vari connettori metallici elettrici del mio componente, ok? Pensate ad una resistenza through-all a due fili, ok? Che vengono inseriti in due fori del circuito stampato e quindi voi vedrete due fori metallizzati essenzialmente ai due lati. Spetta a noi invece disegnare le piste, tracks in inglese, che sono le connessioni elettriche sul circuito stampato in modo che corrispondano ai fili dello schematico. Di nuovo, un CAD mi dà una mano, nel senso che normalmente quando io parto da uno schema in cui ho messo tutti i componenti ma non ho disegnato nessuna pista, ci sono questi fili sottili che mi ricordano che questo si connette con questo. Ok? Quindi mi dà una mano e mi ricorda questa cosa, ma poi la pista la devo disegnare io. Ok? Le piste sul circuito stampato, come vi dicevo, sono solo un'approssimazione, però, dei fili ideali nello schematico. E questa è la principale causa di non idealità a cui prestare attenzione, o almeno quella che vedremo oggi in varie declinazioni. Allora, tenete presente che da un problema nasce però anche un'opportunità. Talvolta queste non idealità possono essere sfruttate dai progettisti. In queste slide vedremo degli esempi, ma non ci dilungheremo nei dettagli di come fare perché tendono ad essere un po' complicate, ok, queste cose. Però uno può sfruttare queste non idealità di solito per realizzare dei componenti che uno dovrebbe comprare direttamente sul circuito stampato, utilizzando le non idealità dei fili che abbiamo a disposizione. Prima cosa, una pista in rame è una resistenza, ok? Quindi non è un filo, è una resistenza. Le piste che abbiamo disegnato sul nostro circuito stampate vengono fabbricate in un materiale conduttivo, il rame appunto, ok? Per quanto il rame sia uno dei migliori conduttori, tra i metalli mi pare secondo solamente l'argento, ok? Non è un superconduttore, ok? L'argento non si usa per ragioni di costo, evidentemente. Ogni pista in rame sul nostro circuito stampato è quindi una resistenza di basso valore, in genere minore di un ohm. Un ohm è ovviamente una figura generica, cioè nel senso se uno disegna una pista lungo un metro potrebbe essere grande di più, ma per un circuito stampato normale, per delle dimensioni di pista normale, siamo magari anche dell'ordine delle decine o centinaia di milliohm, ok? Quindi 10 o 100 volte meno di un ohm. Però comunque non è un filo ideale, non è a 0 ohm, ok? Perché questo è un problema? Il primo problema è che queste piste introducono cadute di tensione proporzionali alla corrente che ci scorre, la famosa legge di Ohm, evidentemente.
E quindi se io ho una parte di un circuito con una certa, che mi aspetto che c'è una certa tensione, i famosi 3x3 di prima, ma scorre tanta corrente, la tensione potrebbe essere inferiore. E se questa corrente che scorre dipende dal tempo, ok, perché io ho un assorbimento non costante, io ho la tensione che balla in alto e in basso. Ok? E queste variazioni di tensione possono impattare sul funzionamento del mio circuito. L'altro problema è che queste piste, essendo una resistenza, se ci faccio scorrere corrente, dissipano potenza e si scaldano. Ok? Se io, nei casi peggiori, faccio una pista veramente troppo sottile di un circuito di potenza, questa può prendere fuoco e bruciarsi. Ok? A questo punto diventare un circuito aperto e a questo punto smette di funzionare il mio circuito, c'è un bel segno nero di bruciato sul mio circuito stampato. Ok? Queste cose non sono esplicite nello schematico. Ma io che passo dallo schematico al circuito stampato le devo scoprire, le devo sapere e ne devo tenere conto nel mio design. Ok? Questi sono dei semplici esempi in cui non tener conto dell'idealità del mio circuito stampato mi porta ad un circuito che non funziona. Usi creativi delle piste come resistenze. Abbiamo detto che io posso fare una resistenza con delle piste e qualcuno si è inventato effettivamente di farlo. Se voi avete una stampante 3D, probabilmente il vostro heated bed, la parte in basso dove poi viene costruito l'oggetto stampato in 3D, non è altro che un circuito stampato utilizzato come piastra riscaldante. Sopra questo circuito stampato è stata disegnata una pista serpentina con delle dimensioni caratterizzate apposta per avere un valore preciso, ok? In modo da scaldarsi senza autodistruggersi. E a questo punto, effettivamente, questo circuito stampato non ha componenti, questo circuito stampato è il componente, ok? La resistenza che scalda è la pista sul vostro circuito stampato. Di nuovo, da un problema può nascere un'opportunità, ok? Come vi dicevo, non vi insegnerò come progettare questo genere di circuiti in cui usate le non idealità, però se volete potete cercare su internet, potete seguire degli altri corsi dedicati, ok? Esistono online delle risorse su come utilizzare questo esempio di non idealità, il fatto che le piste hanno una resistenza. Una pista in rame non è solo una resistenza, è anche un'induttanza. Se torniamo alla fisica, una pista in rame, come tutti i conduttori percorsi da corrente, genera un campo magnetico. E questo campo magnetico è in grado di opporsi a variazioni di corrente generando una forza elettromotrice. Quindi ogni pista in rame sul nostro circuito stampato, oltre ad essere una resistenza, è anche un induttore di basso valore, in genere più o meno di un microhenry. Ok? Siamo dell'ordine delle decine di nanohenry per una normale pista. Però non è poi così poco. Ok? A frequenze anche solo di 100 MHz, 10 nanohenry, se fate il conto, sono circa 6 ohm di reattanza. Ok, quindi inizia ad essere un ordine di grandezza in più della sola resistenza. Quanto più salite in frequenza e quanto più avete delle perdite di tensione non dovute all'effetto resistivo, ma all'effetto induttivo delle vostre piste. Ok? L'effetto, come vi dicevo, è in genere trascurabile tranne nel caso di circuiti a radiofrequenza. Gli effetti non resistivi tendono a manifestarsi in modo sempre più prominente quanto più i vostri circuiti sono ad alta frequenza. Ok? Usi creativi delle piste come induttanze. Spesso nei circuiti a radiofrequenza le piste di un circuito stampato sono usate come induttori. Di solito l'effetto viene amplificato disegnando spirali su un PCB, così come per fare un induttore faccio una bobina, quindi faccio coiling di un filo di rame, se devo farlo in un mondo planare faccio una spirale, evidentemente. Okay? Quindi questa parte, questo labeled in qualche modo è un ingresso di un circuito a radiofrequenza, ha una sua induttanza, ok? Che è disegnata sul circuito stampato sotto forma di pista spirale. Ok? Evidentemente esistono delle tecniche per progettare, per dimensionare questa spirale in modo che abbia una induttanza pari ad un valore di progetto, evidentemente. In questo corso, di nuovo, non vedremo come fare questa cosa, ma se vi siete interessati potete approfondire di più online, ok? Due piste in rame messe vicine sono anche un condensatore. Difficilmente un circuito stampato è composto da una sola pista in rame. Ok, se ne disegniamo più di una, queste interagiscono tra di loro. Come? Allora, due piste, specie se vicine tra loro, possono essere viste come due conduttori separati da un dielettrico, ossia un condensatore. Ok? Questo può succedere sia tra due piste vicine sullo stesso layer, ma anche tra due piste parallele su layer diversi, evidentemente. Il valore di queste capacità parassite è in genere minore di un picofarad, quindi comunque siamo a valori molto piccoli, di nuovo, sono importanti solamente se si sale di frequenza.
Questo è vero tranne nel caso nelle capacità tra interi piani, come il piano di massa e il piano di alimentazione. Ok, quando iniziate a non avere una singola pista, ma un rettangolo grande come il vostro circuito stampato, le capacità crescono. Ok, ma normalmente una capacità tra piani di alimentazione è desiderata, non è indesiderata, e quindi non è un problema. Ok, in generale l'effetto delle capacità di nuovo è trascurabile tranne nei circuiti a radiofrequenza. Ora, di nuovo, come al solito, passiamo a usi creativi delle piste come condensatori. Esistono dei circuiti integrati che si chiamano capacitive sensing, in grado di trasformare dei rettangoli disegnati sul circuito stampato in dei pulsanti. Ok? Questo è solo un lato del condensatore. Qual è l'altro lato del condensatore? Il dito dell'utente che va a premere sui pulsanti. Ok? Tenete presente che questa è anche la tecnica con cui vengono costruiti i touchpad del mouse, ok? E anche le iconiche rotelline, quelle dell'iPod delle generazioni precedenti, ok? Quello che succede è che voi potete disegnare delle piste su di un circuito stampato e accorgersi che voi girate in dito in senso orario, in senso antiorario, ok? E tutta questa cosa qua solamente utilizzando l'effetto capacitivo di un circuito stampato. Purtroppo, come al solito, non vi potrò insegnare in un corso per principianti come progettare queste cose, però se cercate capacitive sensing, di solito trovate dei circuiti integrati di dei vendor che sono più che felici di spiegarvi come utilizzare i loro prodotti. Ok? E quindi quello che succede è che questo è un esempio di cosa che potete fare anche in modo abbastanza facile, secondo me. Ok? Magari ci vuole un po' di tentativi nel fare il circuito stampato, ma se volete provare a divertirvi su questa cosa, non è impossibile da fare. Ok? Bene, non abbiamo finito. Due piste in rame possono essere anche viste come un trasformatore, perché possono interagire non solo dal punto di vista del campo elettrico, ma anche dal campo magnetico. Due piste, infatti, messe vicine, una può emettere un campo magnetico che può indursi sull'altra, quindi manifestano una mutua induttanza, ok? E come tale possono essere viste come due avvolgimenti di un trasformatore, ok? L'effetto in genere è per lo più trascurabile. Questo è veramente uno dei casi in cui uno deve metterci apposta a progettare il PCB per riuscire a manifestare questi effetti induttivi, esaltandoli a tal punto in cui abbiano un effetto sul circuito. Ma quando uno lo fa, può ottenere dei risultati che sono anche abbastanza remarkable. In particolare esiste un'intera branca del design dei circuiti stampati che parla di planar transformer. L'idea di utilizzare induttori a spirale disegnati sul PCB come primario e secondario di un trasformatore, disegnati su layer differenti e con un nucleo ferromagnetico che viene clipped attorno al PCB. Ho visto design da più di un kilowatt, ok? Che non fanno altro che fare un trasformatore clippando qualcosa sopra ad un PCB, ok? Quindi, di nuovo, questi effetti non sono inventati, ok? Esistono a tal punto che uno può farci dei prodotti utilizzando questi effetti, ok? Ovviamente deve andare a frequenze elevate, questo è il trucco, ok? Però, comunque, è utilizzabile ed è utilizzata questa cosa. Bene, però, adesso abbiamo un problema. Allora, allora, ricapitoliamo. Voi siete arrivati qua aspettandovi un corso per principianti e tutto a un tratto, quando disegni una pista sul circuito stampato, devi iniziare a chiedere, aspetta, ma questa è una resistenza, un condensatore, un induttore, un trasformatore, tutti contemporaneamente? Come faccio a progettare un circuito stampato? Sembra un campo minato, ok? Allora, bene, torniamo al corso per principianti. Allora, il primo passo, e questa è la cosa importante per diventare esperti nel progettare circuiti stampati, consiste nel capire quando queste non idealità possono essere trascurate, ok? Anche chi progetta un circuito stampato a livello di scheda madre del vostro PC non si preoccupa che questo sia che ogni pista sia un condensatore con ogni altra pista, ok? Semplicemente con l'esperienza un progettista inizia a capire quando questi effetti sono rilevanti e quando invece possono essere trascurati, ok? Però voi siete ancora dei principianti e quindi non sapete ancora quando trascurarli o quando no. Per questo ho introdotto la premessa all'inizio delle slide. Quello che impareremo oggi è più o meno sufficiente per progettare circuiti stampati per design basati su microcontrollori analogici in bassa frequenza, ok? Se ci limitiamo a questo tipo di circuiti, non serve saper risolvere le equazioni di Maxwell per disegnare un PCB, basta conoscere delle regole abbastanza semplici, ok? Quando dico semplici regole, però tenete presente che vanno tutte applicate con un grano di sale, perché la realtà è quella che vi ho mostrato un attimo prima, ok? Quindi non è che vanno applicate in modo decerebrato, ok? Pian piano dovete crescere nella vostra abilità di design e dovete appunto iniziare a capire quando sono applicabili e quando no. Allora, dimensionare le piste per una data corrente.
Se noi lavoriamo in bassa frequenza, sapete che i condensatori sono un aperto, gli induttori sono un cortocircuito, ma le resistenze, quelle restano. Okay? Quindi gli effetti resistivi, le non idealità resistive introdotte dalle piste sono fortunatamente la più semplice da capire, e sottolineo capire, okay? Ho la pretesa di parlare di futuri ingegneri, okay? Quindi cercate di capire queste cose, non solamente di applicarle senza pensare. Okay? E però sono anche la non idealità che non possiamo trascurare nemmeno in bassa frequenza, quindi sono lì, le resistenze ci saranno sempre e dobbiamo imparare a vivere con queste piste sul circuito stampato che sono delle resistenze. Come facciamo allora? Per ridurre la resistenza dobbiamo incrementare la sezione del conduttore, ok? La formula della resistenza è la resistività per la lunghezza diviso la sezione, ok? La lunghezza normalmente non la possiamo controllare, se dobbiamo andare da questo punto a questo punto del PCB poco possiamo fare, ok? La sezione, vediamo. Allora, lo spessore, anche quello è fissato, ok? Nella maggior parte dei circuiti stampati, lo standard dello spessore del rame è 0.035 mm, 35 micron. Questo è un qualcosa che vi può servire, perché questo numero vi serve per il vostro design, ok? La larghezza della pista è finalmente il principale parametro che possiamo utilizzare per controllare la resistenza delle piste sul nostro circuito stampato, ok? Normalmente quello che si può utilizzare è quella che si chiama una track width calculator, uno strumento che è in grado di, date le abbastanza informazioni, dimensionare le piste in base dei vincoli o di caduta di tensione o di incremento di temperatura. Okay? In genere in un design o sia l'uno o sia l'altro, una combinazione dei due. Okay? Magari mi interessa che nel mio design non abbia una caduta di tensione di più di tot, perché magari da qualche lato qualche componente sensibile che questa variazione di tensione non lo farebbero funzionare. Dall'altro invece magari può succedere che questa caduta di tensione si correla anche alla potenza dissipata. Magari sto cercando di fare un alimentatore e voglio avere una certa efficienza e non voglio perdere la mia efficienza sulle piste del circuito stampato. Ok? Dall'altro lato invece magari non mi importa dell'efficienza, va bene anche se la tensione cade un po', ma le piste non devono andare a fuoco, ok? Quindi devo controllare il massimo incremento di temperatura, evidentemente. Ora, buone notizie, KiCad ha una track width calculator integrata, magari non l'avete mai trovata, ma se andate sulla schermata principale di KiCad c'è calculator tool e track width, e tutto a un tratto potete inserire i vostri parametri e ottenere i risultati per il vostro design, ok? Ce l'avete già lì, anche in un tool open source. Ok, quindi non ci sono scuse per non utilizzarla. Adesso che sappiamo come dimensionare una pista, dobbiamo anche capire quando occorre farlo. Come dicevo, molto spesso le non idealità possono essere trascurate. Ok, il primo passo nell'esperienza sta nel capire quando si possono trascurare e quando no. In uno schema elettrico, i fili che connettono i componenti si possono dividere più o meno in due categorie. O segnali che trasmettono informazione, ok? Per esempio i GPIO di un microcontrollore, ingressi e uscite e segnali interni di circuiti analogici, ok? Si possono trovare tanti altri esempi. Questi segnali in genere portano corrente molto basse, dell'ordine di 1000 A. Per questi possiamo utilizzare tutte piste della stessa dimensione e normalmente pari al valore minimo del nostro progetto, un valore comune 0,2 mm, ok? Segnali invece che non trasmettono informazione ma trasmettono potenza. Tra queste abbiamo ovviamente le linee di alimentazione che hanno come scopo di fornire alimentazione a tutto il resto del circuito, uscite degli stadi di potenza, segnali connessi ai contatti di un relè. Se il vostro circuito ha un microcontrollore che comanda un relè ma dall'altro lato volete alimentare qualcosa che consuma tanta corrente, i contatti del relè e le piste che da lì vanno al connettore d'uscita sono segnali che portano tanta corrente, evidentemente. Uscite di amplificatori audio connessi ad altoparlanti, ok? Quindi se volete fare il vostro amplificatorino a bassa potenza solamente per magari fare le equalizzazioni di un segnale audio, quello non ha grossi problemi. Se volete pilotare un altoparlante, inizia ad essere rilevante questa cosa, ok? Lo scopo di questi segnali è quello di portare anche tanta corrente e quindi sono quelli che vanno dimensionati caso per caso, ok? Quindi parto dal mio design, inizio a vedere i vari fili, dico allora quali di questi sono di segnale, vabbè questi li voto tutto con la stessa dimensione, quali invece portano potenza, questi qua vado a vedere e vado a dimensionarli. Vediamo un esempio, ok? Allora, stesso circuito, due layout differenti. Allora, questo è un MOSFET di potenza, pilotato tramite il suo gate con una resistenza in entrambi i casi, dall'altro abbiamo un diodo per proteggere da picchi di extratensione, e poi qua abbiamo un segnale che va in uscita verso qualche generico punto che assorbirà corrente. Allora,
Qui abbiamo un design dove tutto è fatto con le piste di 0,2 mm e un design invece dove c'è stato un dimensionamento. Quello a sinistra è quasi sicuramente inadeguato per ogni stadio di potenza, a meno che il vostro stadio di potenza è da 10 mA, ma a questo punto non usereste un MOSFET così grosso, evidentemente. Quella a destra invece l'ho dimensionato utilizzando la Key Calculator per portare 6 A con un solo riscaldamento ragionevole, circa 25 gradi. Ora, notate come il gate del MOSFET invece ha una pista comunque sottile, ok? Perché dovete sapere, dal punto di vista elettronico, che la corrente che scorre in un gate è nulla a regime, perché è un MOS, alla fine è all'altro lato di un condensatore su silicio, mentre è presente solamente sul transitorio, quando si apre e quando si chiude. Notate anche che non è che voi pagate lo spessore delle piste, ok? Quindi se avete spazio libero, non è che dovete tenere tutto alla lunghezza, allo spessore minimo, magari soprattutto se incidete voi i circuiti stampati, fare le piste a 0,2 mm, magari invece ne distrugge qualcuna perché è difficile da fare con il processo casalingo, ok? Quindi in generale, se avete spazio, magari è meglio sovradimensionare. Avete una resistenza più bassa, perché no? Ok? Ho fatto design, anche se potevo farli in una, a tipo 0,2 mm, li ho fatti tutti a 0,5 mm, perché era un design completamente true hall ed era facilissimo da routare a 0,5 mm, ok? Fatti fare da un'azienda, ok? Quindi, in generale, cercate di utilizzare una dimensione della pista consona a quello che state facendo. State facendo un design SMD ad alta densità, magari utilizzate veramente le piste da 0,2 mm, il minimo che avete a disposizione. Avete tanto spazio attorno, come in questo caso, vabbè, si può abbondare, ok? Mentre quelle di potenza vanno dimensionate. Allora, di nuovo, si noti la pista più sottile per il gate del MOSFET, lo abbiamo già visto, ok? Casi particolari, componenti SMD. Quando ho un design, alle volte può succedere che magari faccio le linee di alimentazione con un certo spessore, un po' per portare tanta corrente, un po' anche solamente per sovradimensionarle in modo da ridurre la caduta di tensione, ma poi arriva ad un componente come questo è un circuito integrato, un microcontrollore, che ha i vari piedini con una distanza di solo mezzo millimetro tra l'uno e l'altro. E a questo punto, con le piste di alimentazione da mezzo millimetro, non riesco ad arrivarci direttamente, se no faccio un cortocircuito, ok, tra una pista e l'altra, perché non ci passa, ok? Cosa si fa in questi casi? Si riduce la larghezza dell'ultimo tratto e basta. Così facendo ho messo in serie una resistenza bassa, ma che comunque, essendo la maggior parte della lunghezza, con un grosso spessore tengo una resistenza bassa. E ci metto insieme un'altra resistenza che tecnicamente ha una resistività più alta, ma essendo che la lunghezza è così breve, l'effetto è come se non ci fosse. Ok? Quindi utilizzate in modo efficace il fatto che potete cambiare lo spessore di una pista anche nel mentre che la state disegnando. Quindi quando vi avvicinate ad un collo di bottiglia, la riducete temporaneamente in modo da raggiungere effettivamente il punto che avete bisogno di raggiungere. Notate che questi punti in verticale da questo lato e da questo lato corrispondono ai pin del microcontrollore, quindi non posso aumentare la spaziatura tra queste piste perché il produttore del microcontrollore me lo fornisce così, con la distanza di mezzo millimetro, e lì ci devo stare, evidentemente. Ok, si crea un tratto a maggiore resistività, ma l'incremento della resistenza totale è limitato dalla lunghezza ridotta. Ok, no, perché sono arrivato alla fine del corso? Aspettate, allora ho schiacciato il tasto sbagliato. Scusate, ho ancora tante slide da fare. Allora, dovrei aver schiacciato il tasto sbagliato. Allora, altro caso particolare, l'alimentazione negativa. Allora, normalmente la massa è considerata il nostro riferimento 0 volti in tutto il nostro circuito. Però abbiamo visto che non esiste il filo a resistenza 0 ohm, quindi ogni singolo circuito integrato, ogni singolo stadio del nostro circuito ha una massa che può essere leggermente differente e leggermente tempovariante. Ok? Potrebbe ballare in su e in giù a causa degli effetti resistivi. Ok? Dato che è particolarmente importante assicurare un percorso a bassa resistenza verso l'alimentazione negativa, vogliamo che il riferimento di A0 sia il più possibile uguale per tutti, evidentemente, invece di fare una pista di massa, è meglio fare un intero piano di massa. Ora, se in un vostro design avete un design a 4 layer, potete dedicare un intero layer al piano di massa e avete finito. Il piano è grande come tutto il circuito stampato, è solamente forellato da tutti i fari fuori dei via e dei fuori dei componenti, ma quello non ha praticamente nessun effetto, ed è come se fosse un enorme piano di massa. Se fate un design a 1 o 2 layer, non potete farlo. Questo è sempre il solito design della termocamera di prima, è un design a un singolo layer, ok?
Comunque conviene sempre utilizzare un piano di massa. Quello che succede è che ovviamente si fa il possibile, cioè nella parte in cui, per esempio, questa è una linea di alimentazione, questa qua, che va in questa direzione. Da questo lato anche una linea di massa. A questo punto, visto che questo rettangolo, che sarebbe altrimenti vuoto, è libero ed è adiacente ad una linea di massa, espando la massa in modo da portarla ad essere grande come tutto il rettangolo, ok? Da questo lato non è nessuna massa adiacente, vabbè, pazienza, quella lì non ci sarà, ok? Qui c'è sotto un altro pezzo di piano di massa, un altro pezzo di piano di massa, ok? Tenete presente che il piano di massa non va disegnato a mano, ok? Esiste un tool specifico di Kicker che permette di riempire le zone libere di un PCB con il piano di massa, ok? Non mettetevi a disegnare il piano di massa a mano. Perché? Perché il circuito stampato non è manutenibile, dovete spostare una pista, dovete ridisegnare a mano tutto il piano di basso, non ce la fate più, ok? Lasciatelo fare al CAD per voi, ok? Ancora sulle linee di alimentazione. Allora, quindi abbiamo visto un po' di casi particolari, per ora però ci siamo concentrati solamente sulla parte resistiva. Le linee di alimentazione sono una parte del design a cui prestare particolare attenzione. Uno, perché di solito portano più corrente di ogni altra pista in un design, ok? Tranne nel caso in cui avete i contatti di un relè che vanno ad un connettore esterno, tranne quel caso lì, le linee di alimentazione portano più corrente di tutto, ok? E queste sono le loro idealità resistive. Però abbiamo anche che nei circuiti digitali l'assorbimento non è costante, ok? Di solito un circuito digitale tende ad assorbire dei picchi in corrispondenza di un clock interno, ok? Qualcosa che tu sai bene, ci fai ricerca. Esattamente. Allora, questi picchi di assorbimento tendono a esaltare le non idealità induttive. Quindi anche se sto facendo un design teoricamente a bassa frequenza, comunque con un microcontrollore, visto che gli assorbimenti sono vicini a delle onde quadre, o meglio in realtà proprio dei picchi, ok? Quello che succede è che gli effetti non induttivi comunque possono risultare rilevanti sulle linee di alimentazione. L'altra cosa è che nei circuiti analogici le linee di alimentazione sono una via d'ingresso del rumore, ok? Perché se io ho un circuito digitale che continua ad assorbire dei picchi e questa cosa mi varia la linea di alimentazione, questa però fa coupling verso un circuito analogico che la sua tensione di alimentazione invece di essere una costante inizia a ballare in alto e in basso e questo potrebbe introdurre del rumore nel mio circuito. Questo è vero quando ho qualunque cosa di analogico ed è qualcosa di cui devo preoccuparmi, in particolare anche nel caso audio. Ok, non volete che il vostro amplificatore sia pieno di rumore, potrebbe entrare anche dalla linea di alimentazione. L'altra cosa problematica che potrebbe impattare sul funzionamento del circuito è che queste linee di alimentazione tendono ad essere prodotte da dei voltage regulator. Ora, senza entrare troppo nel dettaglio di come è fatto un voltage regulator, è un circuito che partendo da una tensione ne genera un'altra, normalmente hanno un anello di retrazione interno per garantire che la tensione sia stabile. Pensate ai fondamenti di automatica, ok? Questi anelli di retrazione tendono ad avere dei limiti di stabilità che possono dipendere dalle non idealità delle piste a cui lo avete collegato. Nel peggiore dei casi, se voi avete per esempio una linea da 12 volt che genera una da 5 volt con un voltage regulator e quello diventa instabile, invece di avere una tensione costante a 5 volt, avete un'onda più o meno sinusoidale, ma di ampiezza 12 volt, non 5, che vi brucia tutto quello che avete collegato alla linea 5 volt. Perché è un circuito pensato per funzionare a 5 volt, temporaneamente va a 12. Ok? Bisogna, diciamo, essere particolarmente sfortunati per causare una cosa del genere, ok? Di solito ovviamente chi produce il circuito integrato cercherà di fare in modo che questo non succeda, ok? Che anche se l'ho utilizzato un po' male non è che smetta di funzionare in modo catastrofico, però è tecnicamente possibile, ok? E di nuovo questo dipende dalle non idealità, non solo quelle resistive, ok? Quindi un po' dobbiamo saper gestire queste non idealità nelle linee di alimentazione, però, invece che su tutte le linee del design, se fosse un caso ad alta frequenza, in questo caso solamente nelle linee di alimentazione. Per risolvere i problemi 2, 3 e 4 si ricorre ad aggiunta di componenti allo schematico che non hanno altro che scopo di compensare queste non idealità della realizzazione del circuito stampato. Questi componenti sono i condensatori di disaccoppiamento. Allora, quando voi fate il design, magari trovate nel manuale del microcontrollore di dire, vi suggeriamo di connettere dei condensatori da 100 nanofarad sulla linea di alimentazione. 100 nanofarad è proprio quel valore tipico, ok? Di solito nel 90% dei casi i condensatori di disaccoppiamento su tutto ciò che non è un voltage regulator, lì è un caso particolare, è attorno ai 100 nanofarad, ok? Cosa fa un condensatore di disaccoppiamento? Allora, un condensatore di disaccoppiamento è uno o più condensatori, okay, in alcuni casi può servire metterne più di uno, adesso ci arriviamo,
collegati sulla linea di alimentazione di uno specifico componente, ok? Non sono generici in giro per il circuito, di solito si mette a livello di un singolo componente o di un singolo stadio, ok? Per esempio qui abbiamo un microcontrollore, questo microcontrollore, se vedete, ha tante linee di alimentazione, ok? Perché? Perché ha tante linee di alimentazione un microcontrollore, secondo voi? Sebbene siano tutte da collegare insieme a 3x3. Allora, ci sono diversi punti, esattamente, ma lo scopo qual è? Perché non ne posso mettere una sola coppia di pin positivo massa che alimenta tutto il microcontrollore? Per portare più corrente, esatto. Quello che succede è che un microcontrollore ha intanto può consumare molto all'interno, ma l'altra cosa problematica è che un microcontrollore tende ad avere tanti GPIO, ok? E se il vostro design magari toggla tutti i GPIO contemporaneamente da bassa a positivo, tutt'a un tratto questi GPIO devono propagarsi in uscita e caricare le capacità parassite di tutte le piste in uscita. Se aveste una singola pista in ingresso, quel transitorio sarebbe un po' disastroso, ok? Quindi quello che succede è che di solito ogni 5-10 GPIO che ha un oggetto logico si tende ad aggiungere una linea di alimentazione in più, ok? Per riportare in modo bilanciato il numero di ingressi che portano potenza al circuito verso le uscite che possono generare dei picchi di assorbimento, evidentemente. Ok, quindi un design del genere, in questo caso ho scelto di utilizzare 3 condensatori, avrei potuto utilizzarne 4 o anche più di 4, in genere le linee di VDD in questo caso sono 4, in questo caso ho deciso di metterne 3, 1, 2 e 3, ok? Questi condensatori di disaccoppiamento cosa fanno? Funzionano come una sorgente di energia locale per sopperire ai picchi di consumo, ok? Se io ho il circuito di alimentazione che è dall'altro lato del circuito è connesso con delle piste che hanno una resistenza, nel transitorio, se ho un picco di assorbimento, la corrente non sarà fornita dall'alimentatore con tutta la caduta di tensione conseguente, ma sarà fornita dal condensatore di disaccoppiamento, ok? Questo succede solamente nel transitorio, evidentemente, ok? Se questo assorbimento di corrente fosse costante, in continuo i condensatori sono un aperto e non fanno niente, ok? Ma nel transitorio in realtà saranno loro a fornire energia per evitare le cadute di tensione. Con l'uso dei condensatori di disaccoppiamento posso quindi dimensionare le piste di alimentazione per il valore medio di corrente invece che per il valore di picco, ok? Nonché l'altra funzione che hanno i condensatori di disaccoppiamento è quello di fare filtro per prevenire l'ingresso del rumore, ok? Se ci pensate, ammettendo che questo appunto sia uno stadio analogico invece che un microcontrollore, io ho la mia linea di alimentazione. E se io considero che dall'alimentatore o dal voltage regulator fino al primo condensatore di disaccoppiamento ho una resistenza, quello che ho qua è un filtro RC passa basso. Ok? Quindi sopra una certa frequenza il condensatore fa da filtro ed effettivamente blocca eventuale rumore in ingresso. Se il rumore è a bassa frequenza o al limite in continuo non può fare niente perché il condensatore è aperto, ok? Però per il rumore ad alta frequenza, a seconda di quanto dimensiono il condensatore, posso spostare il polo il più in basso, che può essere ragionevole, ok? Quindi può essere un design parameter anche questa cosa, ok? Quindi uno, forniscono energia localmente per sopperire dei picchi di consumo, e due invece fanno da filtro per il rumore nel caso degli stadi analogici. I condensatori di disaccoppiamento sono efficaci solamente se nel PCB sono connesse con piste molto corte e quindi sono implicitamente vicini al componente da proteggere, ok? Se il componente ha più pin, come in questo caso il microcontrollore, vanno distribuiti tra i vari pin. Per esempio un pin di alimentazione si trova qua, uno si trova qua e l'altro si trova qua sotto. E io metto un condensatore di disaccoppiamento immediatamente vicino qua, uno immediatamente vicino qua, e qua vabbè ho fatto mezzo centimetro di pista, vabbè funzionerà lo stesso, non è il mezzo centimetro a fare la differenza, l'importante è che lo mettiate 10 centimetri di distanza, ok? Ok, tenete presente una cosa, la cosa che non dovete fare è se vedete in uno schema elettrico tanti condensatori che sono connessi tutti tra una stessa linea di alimentazione massa e dire li metto tutti da soli in un angolino del circuito e li connetto con delle belle piste sottili e lunghe al resto del sistema, ok? Questo è il modo per renderli totalmente inefficaci, ok? Di nuovo, nello schema non è specificato nulla, ok? Ma siete voi designer che dovete sapere che questi sono condensatori di disaccoppiamento e metterli in un modo logico, e questo può effettivamente impattare sul fatto che il circuito funzioni o meno, oppure che le sue performance, soprattutto dal punto di vista del rumore, siano buone o non buone, ok?
Vediamo un attimo anche come disaccoppiare i regolatori di tensione, che sono un caso particolare. Allora, un regolatore di tensione, come ho detto, è un circuito integrato che produce una tensione a partire da un'altra. Per esempio questo, sempre del design precedente della termalcamera, prende l'ingresso della tensione di una batteria al litio, in VIN, e produce una tensione di 3x3. Ok? Dato che i voltage regulator hanno più di una tensione, vanno disaccoppiati sia in ingresso che in uscita, evidentemente. Ok? Quindi questa è la tensione d'ingresso, suo condensatore di disaccoppiamento, tensione d'uscita, suo condensatore di disaccoppiamento. Ok? Il valore di questi condensatori tende ad essere più critico, ok? Perché proprio dentro c'è un loop di controllo che dipende da come è stato costruito il componente. Tenete presente che per alcuni voltage regulator addirittura non potete utilizzare certi tipi di condensatori, magari il ceramico non va bene, dovete utilizzare l'elettrolitico o il tantalio, ok? Perché ci sono delle non idealità non nelle piste del circuito stampato, ma nel modo in cui è fatto il condensatore, che anche il condensatore ovviamente non è un condensatore ideale, in particolare i condensatori hanno una resistenza equivalente serie e i ceramici tendono ad averne una particolarmente bassa e questo può impattare sulla stabilità di certi voltage regulator. E quindi tenete presente che quando fate circuiti con voltage regulator è meglio leggere il datasheet del componente e vedere se ci sono informazioni sul range di condensatori in ingresso ed uscita, così almeno sapete come dimensionarli, e se ci sono dei vincoli speciali sul tipo. Alcuni ce l'hanno, di solito i low dropout, altri no. Ok? Abbastanza affascinante il motivo per cui alcuni ce l'hanno e altri no. Di solito i load out utilizzano un tracito PNP invece che un NPN, però la logica di controllo è invertita e questo genera problemi di stabilità. È abbastanza interessante. Però non posso dilungarmi oltre in un corso per principianti. Mi dispiace. Allora, domanda. Allora, io direi di interrompere un secondo. In realtà il corso sta per finire, però volevo fare non una pausa, diciamo, un momento per voi per riflettere. Allora, come vi dicevo, i condensatori di disaccoppiamento si possono applicare non solamente ad un singolo componente, un circuito integrato di solito, ma anche ad un intero stadio, ok? E questo è un esempio di stadio disegnato con componenti discreti. La domanda è, questo condensatore C2, ve lo dico io, che ho progettato questo circuito, l'ho scelto come condensatore di disaccoppiamento. Come lo posizionereste sul PCB? Io direi lasciamo un minuto per pensare a tutti e dopo si accettano proposte. Come vi dicevo, questo fa da oscillatore, ve l'avevo detto prima. Okay, il suo scopo è quello di far lampeggiare questo LED con impulsi a basso duty cycle, ma ad alta corrente. Okay? Quindi quello che succede è che, vediamo un attimo cosa succede su questo ramo del circuito. Qua va a 9 volt, quando questo transistor è chiuso, quello che succede è che c'è una resistenza da 100 ohm e un LED. In primo ordine, diciamo, senza avere una calcolatrice, trascuriamo la caduta di tensione del LED, 9 volt diviso 100 ohm sono 90 mA. Ok, quindi su questo ramo, ingresso emettitore e collettore di questo transistor, resistenza e LED, scorrono circa un po' meno di 90 mA. Ok? Cosa scorre su questo ramo? Resistenza da 4,7 megaohm, trascurabile, ok, immediatamente. Cosa scorre su questo lato? Questo va a massa e questo va più o meno 9 volt. A parte la caduta di saturazione di questo e di 0,7 volt qua, abbiamo circa 5 kΩ, quindi meno di 1 mA. No, scusate, meno di 2 mA. Ok, tra gli 1 e i 2 mA, occhio. Ok? Quindi diciamo che il ramo dove scorre più corrente di tutti è questo. Quindi se io devo impedire che il rumore si propaghi negli altri stadi e comunque fornire una sorgente di alimentazione locale che dà corrente, io connetterò questo condensatore il più possibile vicino, il lato positivo, all'emettitore di questo transistor PNP e il lato negativo al catodo del diodo, ok? In modo da chiudere sul circuito, sul ramo del circuito che assorbe più corrente di tutti, ok? Quindi nel mio design del PCB cercherò di mettere il condensatore, anche se l'ho disegnato qua per ragioni di comodità, lo metterò più da questo lato qua e lo collegherò con delle piste grosse e vicine e corte a questi due punti. Ok, questo sarebbe il layout migliore per evitare la propagazione di rumore verso l'esterno. Ok? Concludiamo un attimo con gli effetti capacitivi. Il mio obiettivo è portarvi a sapere fare dei design dove potete effettivamente collegare il vostro microcontrollore, i vostri componenti, e questa cosa deve ragionevolmente funzionare. Quando sono rilevanti gli effetti capacitivi, limitatamente dei design per principianti? Allora, quando disegniamo due piste vicine per una lunghezza considerevole, ok? In un caso del genere questi possono essere visti più o meno come un condensatore da meno di un picofarad o qualcosa del genere. E il problema è particolarmente sentito quando una delle due piste porta un segnale digitale, quindi con dei elevati fronti con dei veloci fronti di salita o fronti di discesa,
porta un segnale ad alta frequenza, quindi questi fronti sono pure più frequenti, ok? Porta un segnale ad alta corrente, ok? E l'altra pista invece porta un segnale analogico, ok? O un segnale ad alta impedenza, ok? Dove un po' di carica iniettata tramite quel condensatore fa la differenza, ok? Dove incontriamo un problema del genere? In un design microcontrollore. Qualcuno vuole proporre qualcosa? I quarzi. Allora, spesso in un microcontrollore c'è un oscillatore che determina il clock con cui funziona il vostro microcontrollore e questo oscillatore tende a richiedere un quarzo esterno per ottenere una frequenza precisa, ok? Si possono fare oscillatori on chip? Sì, ma non sono precisi come un quarzo esterno, evidentemente. Quindi quello che succede è che in molti dei vostri design avrete questo stadio, diciamo. Collegate certi pin dell'oscillatore del vostro microcontrollore, collegherete un quarzo e collegherete un paio di condensatori verso massa. Di solito seguite il design fornito dal produttore del microcontrollore, perché tanto cosa c'è qui dentro non lo sapete, lo sanno loro. Ok? Le connessioni con il quarzo sono segnali analogici e ad alta impedenza. Ok? Se questo fosse il quarzo di un RTC, possono passare dei nanoampere attraverso queste piste, ok? Delle correnti bassissime, ok? E quindi sono suscettibili, anche se è un quarzo normale da 8 MHz come questo, le correnti che scorrono sono dell'ordine dei microampere, ok? Quindi queste segnali sono suscettibili a iniezione di segnali spuri da parte di segnali digitali, come i GPIO del microcontrollore che ci stanno da parte, per esempio, ok? Occorre quindi prestare particolare attenzione nel tenere le piste che connettono il quarzo. Questi pin 1, 2, 3, 4 sono il quarzo, ok? E questi, vedete come l'1 e il 4 sono quelli che vanno al microcontrollore, quindi l'1 e il 4 effettivamente vanno ai due pin del microcontrollore, ok? Queste piste qua vanno tenute il più corte possibile e lontano dai segnali digitali. Notate come in questo design la cosa è stata fatta in modo corretto. Qui abbiamo una pista che va a questo pin del quarzo, è il più corta possibile. Dall'altro lato abbiamo il condensatore verso massa, va bene. Dall'altro abbiamo una pista che va all'altro condensatore verso massa. Cos'è questa pista che ci passa in mezzo? È il reset del microcontrollore. Quindi, a meno che non resettate il microcontrollore, questa pista ha un livello logico costante. Okay? E quando lo resettate, non vi importa il fatto che il quarzo funzioni bene. Ok? Quindi, in questo caso, non abbiamo problemi. Ok? In altri casi, sono dovuto andare a prendere uno dei miei design passati perché nel caso della termalcamera il problema non si poneva, alcune delle piste del quarzo possono essere vicine a dei segnali logici digitali come i GPIO. Per esempio, guardate questo caso, non è di certo uno dei casi pessimi, ok? Non ho fatto 10 cm di piste parallele tra il quarzo e questo GPIO, ok? In realtà questo design, ve lo dico, funziona benissimo anche così. Ma ammettiamo che questo generi dei problemi, ok? Ammettiamo che questo GPIO commuti così velocemente da avere degli effetti capacitivi verso questa linea del quarzo e quindi impedire il funzionamento, o comunque disturbarlo abbastanza che sia un problema. Cosa si fa in questi casi? Posso ovviamente cercare di spostare la pista in modo che sia un po' più lontana, ok? Ma esiste un altro trucco che posso fare. Possiamo ridurre l'accoppiamento capacitivo mettendo una pista di massa che si chiama guard trace tra le due, ok? Così facendo, che cos'è che ho fatto? Io ho spezzato la capacità parassita originale in due capacità parassite, ma sono tutte e due verso massa, ok? E quindi tutto a un tratto, invece di avere questo coupling capacitivo tra una pista ad alta impedenza e un segnale digitale, a questo punto questo segnale digitale viene fugato a massa direttamente e a questo punto non si propaga dall'altro lato. Ok? O comunque, di nuovo, questa resistenza è un filo, quindi si propaga, ma si propaga ad un livello negligible rispetto a prima, perché da qua ci ho messo un segnale a bassissima impedenza, come può essere la massa del mio circuito. Ok? Tenete presente, guardate un attimo, questa pista, se non l'avete notato, non va da nessuna parte. Ok? Cioè è disegnata solamente con lo scopo di cambiare le capacità parassite del circuito. Ok? Non serve a connettere due punti, è un pezzo di filo che va nel nulla. Ok? Ma le guard trace sono un esempio in cui effettivamente ce ne vuole di intelligenza artificiale prima che un autovoter arrivi a fare queste cose. Ok? Fate prima a farlo voi. Ok? Notate come in questo caso comunque questa capacità parassita rimane, ma a questo punto diventa veramente minima e
Se chi ha progettato il microcontrollore ha messo il pin del quarzo e il pin di un GPIO vicini tra di loro, significa che l'avrà progettato in modo che funzioni, ok, in queste condizioni, quindi questo è veramente un non problema, ok? Bene, allora questa è la situazione della pista di guardia. In realtà, vabbè, non ho messo la slide conclusiva, me ne sono dimenticato, allora con questo in realtà il corso di oggi è finito. Allora, la cosa importante, adesso che siamo a posteriori, capirete perché ho preferito spendere un'ora, più o meno un'ora e mezza, qualcosa del genere, ok, per raccontarvi questo, piuttosto come ridurre il numero di layer in un PCB. All'inizio pensavo di spiegarvi questo, ma poi vedendo un attimo come dovevamo stare in quattro lezioni, e l'ultima è quella su fare i circuiti stampati, è più importante che voi sappiate tutte queste cose, piuttosto che sappiate ridurre tutto su un unico layer, ma per farlo magari mettete tutti i condensatori di disaccoppiamento in un punto e li collegate con delle piste lunghe e di piccolo spessore con il resto del design. In questo caso non avrebbe funzionato, evidentemente. Se avete domande, sono qua. Sentiamo. Quando ho un circuito stampato, per esempio, due fasce, sì? Per esempio, mi sono trovato in considerazione, è buona norma, diciamo, dopo aver fatto i voti di tutte le tracce e così via, aver gestito la limitazione positiva e quindi per l'apposto, è buona norma, diciamo, allagare entrambe le facce con il piano di massa? Allora sì, se non ci sono altri vincoli, ok? Esempio, allora... normalmente, come vi dicevo, se avete una parte ad alta tensione a 220 e una parte che deve funzionare invece a bassa tensione, e questo dall'isolamento dipende la safety, voi non volete una ground plane che sia vicinissima alla linea 220 volt, ok? In questo caso voi disegnate un pezzo del circuito stampato e disegnate la ground plane solamente dalla parte a bassa tensione, e la parte ad alta tensione la lasciate senza ground plane, massimizzate l'isolamento piuttosto che le connessioni vicine, ok? Quindi ci sono sempre, di nuovo, ogni regola va applicata con un grano di sale, ok? Altro caso, se avete un design analogico e un design digitale, alle volte è comodo fare split ground plane. Avete una ground plane per il digitale, una per un analogico, e fate star grounding, connettete le due masse in un unico punto e possibilmente anche lì dove iniettate la linea di alimentazione, ok? Quindi in alcuni casi particolari può convenire gestire le ground plane in un modo più complesso di quello che si può spiegare in un corso per principianti, ok? Ma in generale, se non ho nessun vincolo particolare, sì, riempio tutto di ground plane, ok? Se ho un 4 layer viene comodo veramente fare la ground plane e anche il power plane, ok? Su un 2 layer tecnicamente uno può tentare di fare il power plane, ma in realtà difficilmente sono sovrapposti, ok? Perché le parti dove ho ground plane sopra, magari sotto c'ho delle piste e viceversa, quindi fare la power plane di solito non si riesce. Ok. Vai! Più che una domanda è una pulsa. Sì. Prima, quando hai parlato del fatto che le label del power, sì, le label specifiche per il power non vanno usate come label generiche per il qualsiasi segnale, sì, ovviamente il motivo principale è per non rendere difficile da leggere il circuito. Ma ci sono due motivi ausiliari che sono di una certa importanza. Il primo, che è il più importante, è che c'è un tool in TCAD che si chiama Electrical Rule Checker, e questo tool ti permette di trovare degli errori banali, no? Per esempio avete dimenticato di collegare un pin di un componente, avete una traccia che non va da nessuna parte, cose di questo genere, che però se avete un design complesso potrebbe capitare che non le trovate e quindi passano sotto il naso e poi arrivano fino alla fine del design finale, vi accorgete e poi producete un PCB che non funziona. Quindi questo checker controlla anche che tutti i componenti che hanno bisogno del power, che hanno bisogno di energia, di alimentazione, abbiano in fine l'alimentazione collegati effettivamente ai dei pin che hanno la label che sono di tipo power. Sì. In questo modo non può capitarvi che dimenticate di alimentare un microcontrollore, ad esempio. Quindi questo è il primo motivo che rende più speciali degli altri i simboli relativi al power. Il secondo motivo è che dentro a KiCad c'è anche un'interfaccia per Spice,
quindi uno teoricamente è un po' complicato, in realtà io non l'ho mai fatto, devo ammettere. Purtroppo devo disegnare lo schema su Keycard e simularlo, e poi simularlo direttamente da Keycard con Spice. Ovviamente, probabilmente, se non sbaglio, bisogna dargli delle librerie che è un sacco di direttive in più, non ha molte librerie incluse, quindi non è di facile utilizzo, no? E il fatto che, perché non l'ho mai fatto, magari non è vero, quindi comunque il fatto che queste etichette del power sono anche relative alla simulazione con Spice, quindi questo è il secondo motivo per cui è importante. Tra l'altro, Federico, forse l'avete già, ne avete già parlato nel corso, nella lezione sui PCB, l'analogo dell'electrical rule check, c'è anche per il PCB, design check. Permette di controllare simili errori stupidi. Lei in realtà non ne ha parlato molto per un motivo. Allora, tanto tempo fa uno poteva disegnare le piste, di nuovo, per esempio, io la mia esperienza dei PCB 10 anni fa era con l'Eagle in particolare, ok? E poi doveva fare l'electrical roll check anche solamente per le distanze, ok? Al giorno d'oggi, quando voi disegnate una pista in KiCad, voi vedete la pista, ma vedete anche il suo isolation, ok? Vedete per un attimo nella pista che avete selezionato il vincolo di quanto dovete stare distanti dalle altre piste. Non vi fa disegnare una pista se questo vincolo non è rispettato. Di solito questo è il 90% dei motivi per cui serve l'electrical roll check, e quindi di solito è enforced in modo proattivo invece di doverlo fare manualmente. Però è vero, esistono dei casi in cui l'elettrica roll check è in grado di trovare delle cose che non si sarebbero trovate altrimenti, quindi sì, anche quello è utile. Credo che però, a parte il fatto che non esiste veramente nessun motivo perché utilizzi il power symbol per qualcosa di altro, se voi cannate quello, secondo me non impatta sull'elettrica roll check, sul design sì. Beh, allora direi che ci si vede domani per farli questi circuiti stampati finalmente, ok? Per averceli in mano prodotti, ok?